Il 10 febbraio si festeggia la Giornata Internazionale dei Legumi. Fanno bene alla salute, aiutano l'ambiente e sono utili a combattere l'obesità. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Agroalimentare parliamo della Giornata Internazionale dei Legumi, in programma per il 10 febbraio e istituita dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, nel 2018 con lo scopo di ampliare la conoscenza dei benefici nutrizionali nel consumare un'ampia varietà di alimenti, compresi ovviamente i legumi. L'evento virtuale ha il titolo di Impulsi per un futuro sostenibile e la FAO parla anche di come questo settore contribuisca allo sviluppo economico mondiale. Fagioli, ceci e lenticchie sono legumi ricchi di sostanze nutritive e con un alto contenuto proteico. Per non parlare dell'importante ruolo che svolgono nella lotta all'impoverimento e l'erosione del suolo, in quanto non necessitano l'utilizzo di fertilizzanti. Sono alimenti che contengono pochissimi grassi, ma in compenso sono ricchi di fibre che consentono la riduzione del colesterolo e il controllo della glicemia. Insomma, i legumi sono perfetti per la salute di grandi e piccini. Sono raccomandati per il trattamento di malattie non trasmissibili, come il diabete, e aiutano a combattere l'obesità, una problematica molto seria e che diventa sempre più comune a causa dei tanti prodotti alimentari considerati cibo spazzatura presenti sul mercato. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.